Bene, in questo video ora andremo a vedere l'esecuzione per il back squat. Per il back squat i gruppi maggiormente coinvolti dal punto di vista muscolare saranno la parte del quadricipite e del gluteo, ma ci sarà un coinvolgimento anche da parte degli hamstring e del complesso della caviglia. Da qui per il setup il soggetto posizionerà il bilanciere all'altezza delle spine scapolari. Le mani si dovrà cercare di tenerle il più possibile vicine verso le spalle in modo da creare un cuscinetto anatomico grazie al trapezio. Da qui il soggetto posizionerà i piedi in larghezza delle proprie anche con le punte di 10 gradi verso l'esterno e da questa posizione andrà a effettuare un piegamento sulle ginocchia. Particolare attenzione che durante l'esecuzione il soggetto raggiunga almeno il parallelo o poco più. Maggiormente il soggetto scenderà verso il basso e maggiormente ci sarà un reclutamento della parte del gluteo. Gli errori più comuni durante l'esecuzione del back squat saranno in primo luogo che durante il piegamento sulle ginocchia il soggetto vada a portare il peso anteriormente sollevando i talloni. In secondo luogo che durante la discesa il soggetto vada in valgismo o troppo in varismo di ginocchio. E per ultimo l'errore più comune sarà che durante la risalita il soggetto vada a, per così dire, schienare, ovvero che porti a dividere il movimento in maniera non fisiologicamente corretta.